ai Monti Lattari, veramente quality oppure truffetta ormai commerciale? Pane casareccio, fatto in casa. Fatto in casa, fatto pane in casareccio. Non si può di niente. È proprio un panino casareccio. Cioè, a parte adesso i meme, eccetera, eccetera, ma è proprio un panino, cioè, non ha quello che fa mamma. Esatto. Non ha preteso di essere food porn. Allora, per 4 euro, sempre ammesso questo punto di domanda che infatti mi chiedevo, visto che ne abbiamo chiacchierato, che eravamo un po' entrambi TikToker, influencer, no, robe di questo tipo, cerchiamo di capire se appunto il prezzo è corretto oppure magari mi è stato fatto un prezzo di favore, questo non lo discuto. Fatto sta che il panino, devo dire, me voglio fare un panino come lo faccio a casa, solo che non c'ho la roba di qualità. Allora vengo qui che loro c'hanno tutto e dici, no, un po' di quello, me lo metti nel panino, fa, fatto. Invece che fa la spesa, vieni qui e te lo fa direttamente lui. Bene o male tutte le robe che c'hanno sono comunque produzioni loro, quindi c'hanno robe in massa che stanno lì proprio. Anche un bel colorito, una bella stratificazione. Perché è casereccio ed è fatto in casa. Puoi dirlo forte, Jeff. Se io me ne devo mangiare uno intero come questo, io mi riderei abbastanza sazio. Te devo essere onesto, perché comunque alla fine mezzo di questo ce va pesante. Quindi due metà mi riderei sazio.